Secondo secolo dopo Cristo. Un immenso impero, i cui confini toccavano i limiti del mondo conosciuto, aveva il suo fulcro nella città adagiata tra i sette colli, sulla riva sinistra del Tevere. La voce di Roma arrivava sempre temuta in ogni villaggio delle terre dominate, ma la città eterna era ormai un mito irraggiungibile per i popoli sparsi e lontani, dalla Britannia alle estreme terre dell'Asia. I padroni del mondo, nelle ville sul mare Tirreno, si riposavano dalle guerre lucrose, dalle fatiche politiche e dalla noia di non avere altro da conquistare. Allora, com'è finita la storia di Appio Lucano? Appena ricevuto la supplica, l'imperatore ha risposto che una sistemazione per lui nella flotta ce l'aveva bella e pronta. Come vogatore su una Tirreno. Marco! Salute, senatore Lucilio. Salute. Come mai non sei a palazzo, Fabrizio? Non temi che ti rubino il posto accanto all'imperatrice? Ho capito. Devo andarmene, allora. Di pronta intuizione, cortigiani d'oggi. Salute, senatore. Salute a te, Marco. Mi lasci solo nel momento più pericoloso. È proprio su questo punto che voglio insistere, Marco. Ma che fretta c'è? Sono a Roma solo da 3 mesi. Dammi il tempo di togliermi di dosso il puzzo dei britanni. Marco, posso ancora aiutarti ad ottenere dall'imperatore una destinazione che sia di tuo gradimento. Le nostre sostanze non sono più tali da garantirci un avvenire. E va bene. Sentiamo dove vorresti spedirmi. Però niente Britannia, troppo nebbiosa. Che ne diresti della Germania? No, mi ci vedi in un paese dove le donne si ungono i capelli col grasso di montone. E l'Illiria? Ho lasciato dei debiti, troppo rischioso. Siria no. Palestina tutto tranquillo. Armenia. Ecco, sì, perché no? Armenia. Armenia, che cosa dovrei farci? Sedare una rivolta di gladiatori. Pochi giorni e torni con il proconsolato. Una piccola terra e una piccola guerra. L'Armenia è proprio quello che fa per te. E mi piace anche il nome. Armenia, sembra quello di una bella donna, eh? Ah, è un paese splendido. Belle donne, banchetti. Caccia? Caccia, pianure verdi ricchissime, fonti d'acqua viva, tutto quello che vuoi. Boschi verdeggianti, pianure ricchissime, fonti d'acqua viva. Bravo zio Lucilio, hai il gusto del paesaggio. Scriva. L'Armenia è divisa in parti 3. Rocce, rocce e rocce. Non doveva venirci incontro una scorta da Tesifonte. Per me hanno fatto benissimo a restare a casa. Su, un altro sforzo, ci accamperemo fra quelle rocce. Ma che belle conquiste fanno gli imperatori. Ecco Tiburzio che ritorna. Marco! La scorta è inviataci da Crisippo. Che è successo? Laggiù, fra quelle rocce, li hanno catturati. A cavallo! Bada, che sono in molti! Non è possibile farcela da soli. Presto, andiamo! Ah!
Vinicio, mi pare d'aver visto qualcuno su quell'altura. Guarda. Asclepio, Asclepio, non ci porteranno che sventura, lasciali liberi. Torna dai tuoi figli, Ramona. È proprio ai miei figli che penso. Quando avrai ucciso questi romani, non avrai distrutto Roma. Torna dentro, ti ho detto. Tua moglie è più saggia di te, Asclepio. E tu più di lei, come tutti quelli che stanno per morire. Si muore quando lo decide Giove. E allora Giove ha deciso che prima del tramonto sarei morto. Dobbiamo ripartire, Rammis. Fa preparare il carro. Quando finirà questa vita? Quando l'Armenia sarà liberata e saranno liberi tutti i suoi schiavi. Lo so che per te è difficile. Per i nostri figli, Asclepio, non hanno una casa, non sanno nemmeno giocare. E ridono così di rado che qualche volta ho paura l'abbiano dimenticato. E poi, alla fine, se non ci sarà la vittoria. Sempre meglio che uccidere dei gladiatori negli stadi. Uomini che non mi sono nemici. Tu sai che ho ragione, Rammis. Ti seguo. Non lo vedi? Papà. Guarda come si è conciato, Ars. Cosa c'è? Hai finito di mangiare? Hai finito? Ma come, mi picchi? Ah, mi picchi. Vieni qua, vieni qua. Ah, via questo. Ma guarda come ti sei conciato, tutto sporco sei. Voi andate da quella parte e aspettate il mio segnale. Thank you.
Vinicio, fai togliere il campo. Va bene. Voi due. Bellezza. Non toccarmi, sai. Non dovevi farlo. Il tuo posto non è qui. Odio i romani più di te, Asclepio. Cerca di non muovere la benda. Hai perduto molto sangue. Forse con la cattura di Asclepio abbiamo risolto la guerra. Tu, sbrigati con quella facciatura. Si parte. Ma non può, morirà. Se muore uno di meno. Dove vai? Marco! No! Tu, legala come gli altri. Non hai un altro posto dove tenerlo. Ehi tu, legala! Molte donne combattono con Asclepio, eh? Non capisci la strategia. Le donne hanno sempre avuto buon gioco con i romani. Da dove viene questa? Suo padre era Vae, medico a Tesifonte. Perché combatti con Asclepio? Perché vi odio. È la prima cosa che ho imparato da bambina. Muoviamoci, a cavallo! Presto voi! Essere un bandito e un fuorilegge mi sembra molto amato dal popolo. E non mi pare che noi lo siamo altrettanto. Purtroppo non abbiamo fatto nulla per vincere la diffidenza di questa gente. Anzi, siamo ancora i nemici, gli invasori. Voi altri, conducete i prigionieri al carcere. Che Asclepio non mi senta, ma ho l'impressione che quei due romani siano meno peggio degli altri. Sì, ma sono sempre romani. Via, via voi due. Su. Andiamo. Avanti, fiaccone, mettici più energia. Bravo, Astarte. Fatemi bello. Non voglio che questo Marco Numidio racconti poi a Roma di avermi trovato sporco e trasandato come un provinciale. Cosa pensi? Sarà un romano con la legge nella toga che fa la guerra, uccide e si ubriaca, o uno come te? Non conosco le nuove generazioni, purché non sia noioso. Presento il tribuno di Roma, Marco Numidio. Salve, Cresippo Pedeio. Ti saluta Roma e il Senato nella persona del mio ottimo zio Lucilio. Tu, figliolo, lascia che ti guardi. Che fai, vecchio Lucilio? Sai cosa mi fai venire in mente? Come deve essere oggi la faccia della ragazza per la quale ci siamo litigati da giovani? La gioventù non è soltanto questione di anni. Lo è, e te ne accorgerai anche tu a suo tempo. Vieni, Marco.
Amira, principessa d'Armenia. E questo è Burcalla, suo consigliere e ministro. Salute a te, o potente signore. Roma imperiale è nei tuoi occhi e io mi inchino dinanzi ad essa. Gli si spezzerà il filo della schiena, digli di rialzarsi. Hai spirito e bellezza, Romano. Due doti rare che quasi mai si trovano unite. È una frase che mi aspettavo, ma fa sempre piacere ascoltarla da una donna come te. Non è vero? Sopporti bene le sorprese. Per questo andremo d'accordo. Allora ti manca soltanto quella del re. Vieni a conoscere il capo supremo degli armeni. Ma io lo conosco già. Sta dentro quegli occhi. Osroe, re degli armeni. Salute a te, ore. Salute a te, soldato. Osroe, Marco Numidio non è un semplice soldato, è un potente signore romano. Allora sei romano e mio amico, vero Amira? Certo, tutti i romani sono nostri amici. Quanto tempo resti a Tesifonte? Dipende da te, sei tu il re. Ora dobbiamo ritirarci, però se vorrai rivedere il re, domani sera questo palazzo sarà in festa. Non mancherò. A domani, tribuno. A domani. Amira, non volevo lasciarti andare via senza guardarti ancora una volta. E mi hai chiamata per nome, un segno di vera amicizia, Marco Numidio. Il caro Lucilio, il vecchio volpone, anche lui doveva venire qui e avremmo fatto un bel terzetto. E raccontami un po', cosa si fa nella vecchia Roma? No, ci si annoia. E dimmi, c'è ancora la taverna dei Ceschi dietro il Tempio di Vesta? Demolita, l'imperatore sta pulendo Roma, come dice lui, sventra vecchie case e costruisce nuovi palazzi. Le manie delle teste moderne. Scusami, Crisippo, ma c'è una cosa che non capisco. Come può uno come te, così legato a Roma, vivere in questa desolazione? Pensa a tuo zio Lucilio. A Roma sarei rimasto nella sua stessa mediocrità. In questa Armenia che tu disprezzi, invece, sono ricco, temuto, rispettato, perfino saggio. Cos'ha Cesare che io non abbia? I nemici sono gli stessi, ma io ho il vantaggio di conoscerli. So che vivono fuori di queste mura, mentre lui, i suoi, li ospita nel suo stesso palazzo. Abbiamo tutte e due un esercito e un regno, e io dispongo di cavalli più di quanti me ne occorrono, e così schiave e servi. E ho anch'io il mio stadio e i miei gladiatori come lui. Guarda. Questa è la grande festa che mi avevi promesso? Il palazzo è deserto. Non lo è più perché ci sei tu, Marco Numidio. Non si sta forse meglio in due? Non consideri il pericolo se sei veramente sola. Come vedi, non sono sola. Preferisco te. Per un soldato non c'è vero nemico se non è forte in battaglia, non offre belle donne ad ogni angolo di strada e ricchezze da portare a casa. Di tutto questo in Armenia non ci sono che io. Dobbiamo seguitare a parlare? Sì. Perché tu, tornando a Roma, radunerai gli amici e racconterai le solite storie dei soldati. No, non voglio che mi si ricordi male. Vuoi venire a Roma con me? È un'esperienza che una donna come te deve fare. Un'offerta curiosa. Ci penserò. Roma. Un giorno ti racconterò come la immagino io.
Ma qui c'è molto di più, te l'assicuro. Non impazzirebbero forse le tue patrizie per un gioiello come questo? Guarda cosa posso farne io. Chiedi, Marco Numidio. Chiedi quello che vuoi e ogni tuo desiderio sarà soddisfatto. Ogni mio desiderio, principessa. Amira, Amira. Mi sento male, Amira. Ho chiamato ma nessuno ha risposto. Hai ragione. Domani faremo frustare i servi. Non si deve mai lasciare solo un re, vero? Un re è una cosa importante, anche se è piccolo come te. È da quando aveva pochi mesi che soffre di crisi improvvise, svenimenti. Ho freddo, Amira. È meglio che io lo riconduca nella sua stanza. Puoi aspettarmi, Marco? No, resta con me, Amira, non lasciarmi solo. Forse è meglio così, Amira. Addio, re, e guarisci. Addio, soldato. Fermate qui, voglio camminare. Tornate a palazzo. Ah, Lucano, anche tu a passeggio. Ti dispiace se ti accompagno? Avanti, perché vuoi venire con me? Non mi fido a lasciarti girare così solo. E perché? Marco Numidio, qui in Oriente accade come per i formicai. Ti accorgi della loro esistenza solo quando ci hai messo il piede sopra. Non mi sono mai sentito tanto tranquillo in vita mia. A Tesifonte tutti fuori dalla reggia hanno due facce. Dovresti conoscerli, anzi vorrei che ti confondessi un po' fra la gente, come devo fare io qualche volta. È un consiglio che ti do, Marco. Dovresti farlo. Dove vai? Dove piace a te, Romano. Cos'è questa roba? È da vendere. Così poca? Il mio orto non produce altro, ma sono felice lo stesso. Non protesto né contro il governo né contro gli dèi. Anzi, sono felice di vivere qui, in questa bella città. Non ti illudere. Menti. Via! Che cosa hai fatto? Perché ti hanno picchiato? Mi odiano perché sto con Crisippo. Sono povero, brutto, nano e armeno. Se non mi trovo un potente che mi protegga. Sta tranquillo, adesso ti proteggeremo noi. Signore. Sei romano, vero? Sì. È molto che manchi da Roma. Da poco tempo. Hai per caso notizie di Tesso? Un giovane alto, biondo. Mio figlio. Tesso, e che fa a Roma? Il gladiatore. Me l'hanno portato via 6 anni fa e non ne ho più saputo nulla. L'hai veduto per caso? No, mi dispiace. Neanche tu. Nessuno, nessuno. Che cos'è adesso la mia vita senza di lui? E questo è ancora niente. Adesso ti accompagno a vedere qualche cos'altro. Andiamo. Non capisco, è gente che soffre e non protesta. Vieni, Marco, forse qui troverai la risposta. Tu non puoi entrare. Chi lo dice? Se entri non ti faccio più uscire. Figlio! Hanno tolto il senno. T'ho detto di star fermo! Si mordono fra di loro più di quello che non li mordiamo noi. Ehi tu, romano!
Sta zitto! No, lascialo dire. Se hai bisogno di popolarità, fai bene a cercarla qui. Questo è il vero popolo di Tesifonte. Un popolo infelice, a quanto vedo. Voi ci avete ridotti così. Guardaci bene. Cosa pretenderesti? Di tornare libero fra i tuoi ribelli? E tu che noi ti accogliessimo come un famoso condottiero? Hai sentito che ovazione? Adesso ti presento i più entusiasti. Karabet, il vecchio pazzo, te lo sei già conquistato. Un altro fedelissimo è quello lì, Dekis, reo d'avere consegnato uno staio in meno di grano agli esattori dei vostri tributi. E lo vedi quello là con la mano alzata? È il suo modo di bestemmiare. Si chiama Beredic. Gli hanno strappato la lingua quando aveva 12 anni. E ognuno di questi potrebbe raccontarti una storia. Se è vero quello che hai detto, ti mostrerò quanto vale la giustizia di Roma. Ma se non è vero, guai a te. Avanti, è vero quello che dice Asclepio? Perché t'avrei portato qui, allora? Liberate questi uomini! Aspetta, tribuno. Ti prendi una grave responsabilità. Non ammetto che si possa calpestare così la nostra legge, in quanto le responsabilità le accetto sempre. Hai sentito tu? Fa quello che ti ha ordinato. Come mai t'hanno messo fra le donne? Lascialo dire. Puoi bene stare fra le donne tu, visto che loro non stanno tra i cani. Senti la tribuno, senti che lingua. Peccato che in questo bel vaso non ci sia che aceto. Quella ragazza la voglio a palazzo da me. Sarà fatto. Preferisco morire di frustate qui dentro. Zitta tu. La Mandriana mi sembra sua amica, perché non liberi anche lei? Si aiuteranno una con l'altra. Se hai qualche mira su di me, bestione, fattela passare. Io veramente le donne le preferisco un po' più, capisci? Va bene. Portatele via tutte e due. Lasciatela stare! Attento a te, Romano! Ti ucciderò! Lasciatela! Mettete in libertà tutte le donne. È un uomo forte e senza ambizioni. Ebbene? Gli uomini senza ambizioni sono dei giusti. Non si può mai prevedere il loro comportamento. Marco Numidio è un soldato, ma quel che più conta ha relazioni importanti a Roma. Dove corrono i tuoi pensieri, principessa? Roma non è Tesifonte. Mi ha offerto di seguirlo. Sta attenta. Roma logora anche bellezze come la tua. Le distrugge con l'indifferenza. Dopo pochi mesi di successo saresti dimenticata. Quello che hai fatto è inconcepibile, liberare i prigionieri. Ma perché credi che fossero in carcere? Non lo so, non avevano fatto niente. Questo lo dici tu. I malcontenti sono come le pere marce, una sola ne guasta 100. Ma non capisci che da 30 anni mi sto destreggiando in questo dannato paese, costruendo sulla sabbia, giocando tra gli odi, le rivalità e gli affetti? Guai a toccare un sassolino di questa costruzione. Guai a togliere via un fuscello, crollerebbe tutto. Sai cosa accadrebbe se divampasse la rivolta? Hai una guarnigione per fronteggiarla. Oh, la mia guarnigione è buona soltanto per farmi da scorta nelle cerimonie ufficiali. C'è la 16ª legione. A 3 giorni di cammino da qui. Giungerebbe appena in tempo per renderci le onoranze funebri. Che cosa dovrei fare allora? Chiudere gli occhi e accettare l'ingiustizia? È una terra misteriosa questa, difficile da governare. Il sorriso e l'odio vi si identificano. Chi? Prima tu. Io? Sì, tu. A Roma si fa così con i gatti, quando non ci si fida. Va bene. Oh! Ma
Ma sei pazza? Aspetta qui. Visto? Era veleno e lei lo avrebbe bevuto. Capisci ora cos'è l'Oriente? Non mi piace l'Oriente, Crisippo. Ti farò cambiare idea. Darò una gran festa di gladiatori. Vedrai come combatte Asclepio. Ma è un ribelle, un nemico si passa per le armi o si libera. Perché fare un martire o conservare un ribelle? La morte del gladiatore è la più anonima, la meno clamorosa. E poi, se ci pensi, è la più giusta. La morte come spettacolo. I morti in battaglia sono sprecati, nessuno li vede, silenziosi, abbandonati in un campo senza spettatori. Credimi, il mondo appare diverso quando lo si vede da questo punto di vista. Bene, Marco, ti lascio a domare il tuo serpentello. Ma attenzione, ora sai che è velenoso. Ho deciso qualcosa per te. Per me? No! Ma che ti sei messa in testa? Ho deciso di utilizzarti per quello che vali. Mi hanno detto che ti intendi di medicamenti, è vero? Vuoi prenderti cura di un bambino gravemente ammalato? Se è romano, no. E se fosse il tuo re? Non ti credo. Crederai ai tuoi occhi quando lo vedrai. Asclepio è forte e scaltro. Potrebbe anche superare la prima prova e sovvertire i nostri piani. Se ciò dovesse accadere, Bart, quell'uomo non deve uscire vivo dall'arena. Puoi considerarlo morto. E tu puoi considerarli tuoi. Osroe, l'hai presa la medicina, vero? Sì, ma era cattiva. Non la voglio bere più. Sei molto bene, Ra, ti voglio bene. E tu me ne vuoi? Certo, prendi questa. Perché la zia Mira non gioca mai con me? Perché la principessa è occupata a governare. Che vuol dire governare? Governare vuol dire cercare di... Continuiamo a giocare? Non mi chiamare re. Anche Marco non mi chiama mai re. Solo Sro è un ragazzo. Mi piace di più perché vuol dire che siamo amici. Osroe! 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 Audia, Dionè! Fatti piano, portatelo al palazzo. Presto! Ma è mostruoso! Che c'è? Osroe, il re. Lo stanno avvelenando. Ma che dici? Sei impazzita. Ho le prove, ne sono sicura. Ho bisogno di un filtro per aiutare il bambino. Mi è necessario. Tu puoi aiutarmi. Io sono una povera schiava ignorante. Ma puoi uscire dal palazzo. Io sono troppo sorvegliata. Dimmi che devo fare. Conosci Savarcet, quel vecchio che raccoglie le erbe per fare i medicamenti? Sì. Digli che ti mando io. Fatti dare... Gli altri sono già qui. Presto! Scavate in fretta! Questa è l'unica nostra difesa! Non dovrà sfuggire un romano o avremo tutta la legione addosso! Asclepio e Bart, tocca a voi. Conosco la tua fama, Asclepio, ma la mia non è da meno. Raccomandati al tuo Dio, oggi non perderò. Troppa gente ha scommesso su di me. E io non posso tradire la fiducia di Cesare e del mio nuovo padrone Crisippo. Ti staccherò la testa al terzo assalto. Buona fortuna, Asclepio. Se ti salvi, ce la vedremo dopo. Thank you.
Che succede? Dov'è Bart? Ma... ho ideato una piccola variante al tuo spettacolo, spero ti piacerà. Serviva un gladiatore morto, Amira, non un eroe. Sarà meglio tornare ai combattimenti. Sciacalli, sentite, aspettano le nostre carogne. Ancora non si vedono. Allora? Ancora niente. Ma perché? Vedi, Marco, ti avevo parlato della morte come spettacolo, ma Tesifonte non è Roma. Quegli uomini mi appartengono. Aspetta, ecco la sentinella. Fa presto. Aspettate qui. Dove te ne vai, bellezza? Lo spettacolo mi annoia. E così sei venuta a cercarti un'altra distrazione, eh? Se hai un po' di tempo, Romano. Ne ho sempre per una donna bella come te. Chissà a quante altre lo hai detto. Lasciami! Lasciami! Oh! Venite!
cosa? Dovresti essere contenta. Asclepio è un ribelle. Asclepio non è un ribelle, è un tuo suddito. Un soldato che deve morire non per difendere te, ma per divertire i romani. Zara, aspetta. Guardali, Marco. Sono gli stessi che hai liberato. Avevi ragione. In fondo non è bello morire da eroe davanti a tanta gente. Non so di chi sia la colpa di tutto questo, ma ti giuro... La legione, Marco. Non resta che la legione. Non parlare. Ti porteremo via di qui. Troppo tardi. Si fa tutto buio. Avanti, presto, seguitemi! Da ordine a tutti di lasciare la città! Ritiriamoci prima che giungano i rinforzi! Presto! Presto! Avanti! Via, via! Spazzerò via questa banda di straccioni! Tu prendi il comando del presidio, io raggiungerò la legione! Al passo! Oh! Marco Pucci è un'imboscata! Pesca, avverti la legione! Allora è vero. Te ne vai? Sì, ce ne andiamo. Io e il mio oro. E osi lasciarmi solo in questo momento? Il momento giusto. Senza Marco Numidio e la legione romana, Asclepio ci farà a pezzi. Sei un vigliacco. Certo. Chi dice di no? Non vuoi accettare l'aiuto di chi è pronto a salvarti, dunque? Gli sciti? Verranno se tu lo vorrai. E non se ne andranno più. Allora non ti fidi di me. Non ti fidi del mio popolo. E poi sono così lontani. Molto meno di quanto pensi. Rastes! Chi è? Un uomo che vende nemici o amici a seconda delle richieste. E Rastes, può procurarti quanti uomini vuoi. Anche da coprire tutta la piana di Tesifonte, principessa, purché i patti siano chiari. Ogni morto ti costerà il doppio di un vivo, i cavalli e i muli invece. E pagamento in oro, Amira. Con certe garanzie, diciamo così, ufficiali. Non ti basta la mia parola? Cerca di capirmi, principessa. C'è un re in Armenia. E Roma decide per lui, dopo la morte del governatore Crisippo. Chi ti manderanno i romani?
un tuo amico o un tuo nemico. In questo secondo caso, il bambino Osroe potrebbe smentire la principessa Amira. E allora noi, i nostri morti, chi li pagherebbe? Allora, sei ancora indecisa? Asclepio non è un evaso che cerca un giorno di libertà. È un ribelle che siederà sul trono d'Armenia. Questo trono potrebbe essere il tuo. L'unico ostacolo per la tua salvezza e per il tuo trionfo è solo un bambino. Spalanca gli occhi, Romano. Questa è l'ultima occasione che hai per guardare il sole. Oh. Hai ancora voglia di ridere? È l'unica arma che mi rimane. Sei un uomo crudele e pericoloso per il tuo popolo. Ho sbagliato a non farti uccidere. Non è il coraggio che ti fa parlare, ma l'incoscienza. Che ne sai tu di me? Mi basta quello che ho visto. Meritavi la morte che ti aveva scelto Crisippo. La morte di uno schiavo. No, Asclepio. Ha liberato i prigionieri. Non puoi dimenticarlo. Che ottieni se lo uccidi? Da morto non ti servirà più. Sta zitta! Ma non capisci che soltanto lui può salvarci? Se la legione interverrà, sarà un massacro. E non avremo ottenuto che sangue dalla nostra rivolta. Amira trionferà in un modo o nell'altro. Forse questo romano è un uomo giusto. Se lo conquisti alla nostra causa... Liberatelo. Ti avverto che perdi il tuo tempo. Aspetta a giudicare. È in gioco il destino di un popolo, Marco Numidio. E tu ci ascolterai fino in fondo. Perché è tutto così buio? Dammi la mano, accendi il lume. Aiutami ad alzarmi. Ti voglio bene, sai, Amira. Ti voglio tanto bene. Anche tu me ne vuoi, vero? Sì, Osroe. Con te sono tranquilla. Sento freddo come d'inverno. Amira! Pensaci tu. Amira, sento freddo. Mandami Sara. Voglio vedere Sara. Basta. Basta. Non resisto più. È terribile quello che ho fatto. Se continui a chiamarmi, impazzisco. Resisti, regina. Pochi attimi ti separano dal trono. Ma il tempo si è fermato per sempre con le lacrime di quel bambino. Lo odio. Lo odio per quello che mi fa soffrire. Ho paura di lui. Osroe, che cosa è accaduto? Stava benissimo, giocava con noi, poi d'improvviso ha cominciato a tremare e a lamentarsi. L'abbiamo portato qui. Ma perché non mi avete chiamata? C'era Amira con lui. Prendete subito l'unguento di tiro e la stoffa pesante e portatemi un boccale d'acqua. Zara, sei tu, Zara. Mi sento male. Ma che cosa ha preso? Cosa gli avete dato? Nulla, Zara. Amore, sono qui, vicino a te. Senti, sono le mie mani. Raccontami una favola. Così mi addormento. Chiamate Amira, il re è morto. Non lasciarmi sola, ho paura.
No, Sroi, non ti lascio solo. Se gli dei mi aiutano, il tuo sarà un lungo sonno con un felice risveglio. Bevi adesso, bevi. Brucia, perché mi fai tanto male? È la tua vita che brucia, bevi. Osroi, Osroi. Aiutami, non mi lasciare stare. Mi brucia, mi brucia. E quanti anni avevi? 16. E da allora non ho fatto che uccidere in tutte le arene dell'impero. Ogni giorno un uomo diverso. Uno sconosciuto con la maschera di ferro. Mi ero abituata a uccidere come la falce taglia il grano. Poi incontrai Rannis. Era stata venduta schiava in Libia. Sono di un villaggio dell'interno. Un giorno salirono le truppe di Amira e noi le accogliemmo con il pane e il sale, secondo gli usi. Bruciarono tutte le case, uccisero i vecchi e deportarono gli uomini e le ragazze. Fu così che fuggii e cominciai la lotta contro Amira. Non volevo più che la nostra gente sacrificasse la propria vita per i capricci di una donna corrotta e di un ministro che non ha sangue armeno nelle vene. È terribile. Non avrei mai creduto che fosse così. Né tu né Roma potete capire quello che succede qui. Ma ricordati, la giustizia è con noi. Forse posso ancora fare qualcosa, ma è necessario che tu abbia fiducia in me, Asclepio. Cosa chiedi? Una sola cosa, la mia libertà. È una richiesta molto grave. Lo so, ma è l'unica che possa risolvere la vostra sorte e questa guerra. Che intenzioni hai? Parlare ad Amira con l'autorità di Roma. Ho a Tesifonte più di una coorte agli ordini di Lucano. Basterà a garantire le mie decisioni. Tu pensi che si possa dar fiducia a un romano che ci ha combattuto? A un romano che tu hai convinto, Asclepio. E con la mia hai la parola di Roma che non vi tradirò. Ti lascerò andare. Ma se fra tre giorni non sarai di ritorno, il sangue di quegli uomini ricadrà sulla tua testa. Perché li ucciderò con le mie mani, uno per uno. Questa è la spada di ferro e d'oro. Così sia il tuo regno forte e prospero. Questa è l'acqua della fonte sacra. Sia così limpida la tua opera sul trono. Questa è la terra del tuo impero. Proteggila e difendila finché vivrai. E questa è la corona che io ti impongo in nome del popolo armeno. Via quella corona, sacerdote! Benvenuto, Romano. Tu forse non sai che il piccolo re Osroe è morto? Non parlo con te, ma con Amira. Nel nome di Roma ti impongo di lasciare questa terra e il trono. Temo che tu abbia troppa fiducia in Roma. Assumo io tutte le responsabilità e i poteri finché non sarà costituito un governo legittimo. Ma il mio governo è già legittimo. Non sta a te dirlo. I miei ordini sono questi. Arresto immediato per Burcalle ed esilio per te. Avanti, finiamola con questa farsa. Hai ragione, finiamola. Ma non come credi tu. L'ultima scena è cambiata. Sciti, prendetelo. Povero Marco, tra le altre tue doti hai quella dell'ingenuità, pericolosa, sia in guerra che in politica. Peccato, ma sono costretta a farti uccidere. Hai tradito la tua terra! È inutile discutere con un moribondo. Giustiziatelo prima dell'alba e lasciatelo fuori delle mura con una freccia nel petto. Sarà stata Asclepia ad ucciderti. Così potremo farti anche un bel funerale. Non sei contento, Marco Numidio? Roma sarà soddisfatta di avere un nuovo eroe e un nuovo martire. Portatelo via! Aspetta ad ucciderlo. Se dovesse andar male, la sua testa è in cambio della nostra.
Armodia, sono io, Zar. Presto, aprimi. Zar, tu qui a quest'ora, che succede? Marco Numidia è stato catturato. Amira lo ucciderà. Ma come? Marco Numidia è stato catturato. Cos'è accaduto? Lucano, vivo. L'ho nascosto qui, altrimenti l'avrebbero massacrato. Marco, là, nel palazzo. Cos'è accaduto a Marco? Lo uccideranno. Che vuoi fare? Non posso abbandonarlo. Ma sei solo. Rimanda la ragazza a palazzo, la sua assenza non deve essere notata. Lucano ha ragione, sarà meglio che tu vada. Seguirò il corteo funebre alla tomba dei re. Mi troverete laggiù. Fate presto, fate presto. Allora, vuoi proprio andare? Sì. Non sei contenta di liberarti di me? Tornerò, sta tranquilla. L'erba cattiva non muore mai. Lucano! Presto, al carcere! Lucano! Lucano! Stanno arrivando i rinforzi! C'è un'altra uscita! Sì, you
andiamo! Sì. Marco, tu per la porta orientale, io di qua, sarà più difficile che ci prendano. Bene, dove ci ritroviamo? Alla tomba dei re, all'oasi di Agayank. D'accordo, e che gli dai ci aiutino. Armodio! Hai visto? Sono tornato. Mantengo sempre quello che prometto. Voglio andarmene sorridendo. Per questo sono venuto da te. Non piangere. Non posso. Devi farlo se mi ami. Ah, sì, ti voglio bene come a nessuno mai nella mia vita. Vedi come ci rende sinceri la morte. Non mi avresti mai parlato così. Certo, sarebbe stata felice la nostra vita insieme, vero? Avremmo avuto una casa e dei figli. Belli come te, forti come me. E la sera, seduta davanti alla porta di casa, mi avresti aspettato. E quella sera, Armodia... Vedi, Armodia, sto arrivando da te. Eccomi. Ah, sì, sei tu e io ti vengo incontro. Tu ridi e cominciamo a litigare come al solito. Guarda, respira, è vivo. Vive, vive, è salvo, il re è salvo. Sempre stata una lotta dentro di me. Dovrei odiarti. Adesso è finita. Adesso sei sicura di me e di te. Devo spiegarti tante cose. Ma tu sei ferito. Non è nulla. Ti curerò io. Amore. Sei sicura che il filtro avrà effetto? Sono sicura, sta tranquilla. Sembra quasi impossibile. Marco. Distenditi qui, devi riposare. Sì, devo aspettare la notte. Oh, dovrò riuscirci. Se non arrivo in tempo a chiamare la legione del Castrum, per Asclepio sarà un massacro. Sì, appena sarà scomparso il sole. Ho tanta strada da fare. Sì, Marco, sì. Ora mi accorgo di averti sempre amato, Marco. C'è una pattuglia di sciti laggiù nella valle. Potrebbero arrivare fin qui.
qua, prendiamola! E 100. Bene così. Quell'uomo guarda il mio oro come se fosse già suo. Preferivi lasciare Tesifonte e noi stessi senza protezione? Fermi! Ecco una bella prigioniera. Lasciala venire avanti. Guarda, l'amica fedele di Osroe. Avanti, su, forza! Non ne posso più, Marco. Vieni, ti porto io. Parla, se non vuoi che ti faccia frustare. Non ho niente da dire a te, principessa. Questa donna non è la regina d'Armenia. Osroe, il re, è ancora vivo, in mano dei romani. Il re è vivo. E chiunque lo tradirà, pagherà con la vita il tradimento. Portate via questa pazza bugiarda e che non parli con nessuno. Via, via. Il re è vivo. Cosa avrei voluto dire? Credo di immaginarlo. La legione è molto lontana e non è detto che il romano debba raggiungerla. Cominceremo col liberarci del più debole. Asclepio? Già, ma non possiamo permetterci un inutile spreco di forze. Faremo in modo che Asclepio venga a consegnarsi spontaneamente. Andarcene di qui sarebbe la cosa migliore. Ora sei libero. Anche se il romano sistemerà tutto, per te sarà sempre meglio evitare Tesifonte. Cosa temi? C'è troppa gente che ti odia. Che cosa succede? Un drappello di mercenari. Sta salendo qui. Riusciti. Sei tu Asclepio, il capo. Sono io. Che cosa vuoi? La riconosci? Che è accaduto al tribuno? È morto.
Parla. Anche Osro è morto. Ora Mira vuole la tua testa, Asclepio, e quella dei capi che sono con te. Il quartiere più povero della città è circondato dagli sciti. Se non vi consegnerete, verrà messa a fuoco. Moriranno tutti. Ma tu non venire, Asclepio. Tassi. Siamo pronti a morire, ma tu devi continuare a combattere per tutti noi, per i nostri figli. Hai un giorno di tempo. Se non ti consegnerai, le vedrai da questi monti le fiamme. Che vuoi fare, Asclepio? Andrò a Tesifonte. Non posso lasciare che massacrino tanta gente. Abbiamo le tribù sui monti. Ma cosa vuoi tentare ormai? Asclepio! Dalla mio figlio, perché mi ricordi. Così. Se continuo, la uccido. Mi farò bruciare viva. Anche se hai salvato il re, non salverai te stessa. Asclepio si è consegnato! Avanti!
No! Fermatevi! Fermatevi! Figliocchi, fermo! No! No! Lasciate il mio oro! Vieni a prendere! Maledetto! Ti odio ancora, Marco Numidio. Asclepio. Oh. Marco, affido a te Ramnis e i miei figli e affido a te tutto il mio popolo. Ormai soltanto tu puoi ridargli la libertà. Che Roma onori un eroe. Che venga sepolto come il capo del suo popolo.